ricordare una delle pagine più buie della nostra storia, la cui memoria non ha mai lasciato il cuore dei romani. Il 19 luglio del 1943 Roma viene colpita duramente dai bombardamenti aerei, un intero quartiere straziato e una scia devastante di morte e distruzione. Solo a San Lorenzo muoiono oltre 1600 persone, 3000 se si contano le vittime delle bombe degli alleati su Tiburtino, Prenestino, Casilino, Labicano, Tuscolano e Nomentano. Una strage. Niente come prima, il suono acuto delle sirene riecheggia a lungo nel silenzio di una città ferita e spaventata. Contemporaneamente divampa nell'animo dei romani il sentimento della resistenza e della solidarietà tra gli uomini. Le famiglie si aiutano a vicenda e provano a resistere alla paura, lottando per la sopravvivenza. Di quei giorni sono rimasti come cimeli preziosi della nostra memoria, foto, filmati e testimonianze. E piano piano le testimonianze non ci saranno più. E quindi è un'eredità da tenere con cura e tramandare ai nostri ragazzi, nelle scuole e in famiglia, come hanno fatto i nostri nonni con noi.